Certo, se riuscissi a riparare questa sarebbe vaffanculo. Vaffanculo. Sarebbe una bella cosa, mi manca l'auricolare. L'unica cosa che manca qui è l'auricolare. Ma abbiamo una pezzuola molto fancy con cui pulire la nostra scatoletta fancy. Presumo che sia normale così. Ecco che mi è caduta una roba, perché ci sono le batterie estratte, ci sono delle batterie che secondo me non sono neanche le sue. Vaffanculo, vaffanculo. Comunque, qui abbiamo una tassa di radiodiffusione, che siano stramaledetti il governo di merda, sempre a fare cose di merda per fottere soldi. E c'era la tassa di radiodiffusione sulle radio. Maledetti, che siano stramaledetti. Ripieghiamo questa pezzuola, e questa radio purtroppo non funziona, non dà segni di funzionamento, ma adesso la verificheremo. Porco d***o. Vediamo se riusciamo a inventarci qualcosa per alimentare questa radio. Ma io dubito che funzioni. Ho un atroce dubbio. Quindi negativo qua, positivo qua, 3 volt. Vuole 3 volt, ma io provo dei grandissimi dubbi. Questa è la rotella di sintonia. E qua c'è l'accensione. Ma no, questa cosa non andrà bene. Ora vediamo se riesco a dargli 3 volt. Qua sono al minimo con l'alimentazione. Infatti ho un negativo qua che collego, è un positivo qua che collego, ma non si sente niente. Se non fosse per questo porco di alimentazione che si stacca. Niente da fare. La morte totale, nessun assorbimento di corrente. Qui c'è qualcosa che non va. Di sicuro aprire questa radio è un olocausto, ci possiamo provare. Io sto cercando di smontarla, ma guardate che cazzo di vitina che c'è qui. Con questi due cazzi sono riuscito a toglierla, e quindi tolgo anche questa rotella. E qua ci sono due vitine nascoste. Eh sì, devo prendere. Vediamo se con questo che è spuntato riesco a svitare. Ma nemmeno per l'anticamera del cazzo.
Ma che caspita di cacciaviti di merda ho? Vediamo se questo ce la fa. Sì. Sono riuscito. Mi sento già molto più fancy. Ora smonto anche questo. Non so perché sto facendo questa cosa, ma probabilmente sto sfasciando questa radio definitivamente. Perché infatti questa vite già non esce. Porco d***a. Ora questo è libero e si è mosso. Questo è libero e si è mosso. Quello che devo liberare adesso è questa placca di merda. Sì, questa è libera, ma questa non uscirà mai. Invece sì, ma dubito che riuscirò a toglierla. Sì. Ora devo solo liberare l'altoparlante. Se riesco a liberare l'altoparlante, qui ho un dadino. No, non è possibile. Allora, questo è un adesivo, mentre qua c'è una microscopica vitina. Ci sono riuscito! Fantastico! Sono riuscito a smontarla! Sono senza parole! Quindi, ripeto, abbiamo tre condensatori. Questo che è un 100 microfarad puttana volt, che si è fidel castrato da solo. E ora io dove lo trovo? Ma qua sono cazzi, sono cazzi. L'altoparlante in ottime condizioni, ma sono cazzi. Va bene, io ho fatto il mio meglio per cercare dei componenti utili, ma io rinuncio. Rinuncio perché? Primo, perché è qualcosa di troppo minuscolo per metterci le mani senza avere dei nervi a palla che fanno esplodere tutto. Secondo, rinuncio. Quindi io attualmente rimetto questo altoparlante dov'era, perché sono sicuro che adesso, rimontandolo, salteranno viti da tutte le parti. Ecco, io qua gli rimetto la sua molletta. Già rimontarla sarà un olocausto. Gli rimetto la sua molletta che tiene in posizione l'altoparlante con questo dadino che tra poco sicuramente mi schizzerà a terra. E non riuscirò. Non è qualcosa di fattibile, mi dispiace. Già, e tanto se riesco a rimontarla senza fare danni. Già ho i nervi a palla, ho dormito 5 ore stanotte, mi sono svegliato alle 6 bestemmiando. Non è assolutamente il caso di logorare i nervi in questo modo. Quindi ora non posso fare altro che reinfilare. Ecco, già mi sta saltando tutto a fanculo. Ecco, devo reinfilare questo, poi devo reinfilare questo controllo del volume. Questa placchetta di alimentazione ce l'ho fatta, il circuito stesso, questa alimentazione che non vuole saperne di entrare. Ecco, è entrata e il condensatore variabile è a posto. Ora, logicamente,
Sì, ci sono riuscito, dai. Sono riuscito a rimontarlo. Io lascerò il condensatore qua dentro. Adesso fisso questa scheda con il suo dado olocausto parziale, senza stringere troppo. E ora abbiamo due vitine lunghe. Vediamo se sono stati lungimiranti e le hanno magnetizzate. Ovviamente no. Certo, bisogna rendere più difficile il rimontaggio. È ovvio che alla Sony non hanno magnetizzato le viti. Ok, io non le stringo molto perché così chi avrà questa. Ma è possibile che non sono magnetiche ste viti? Ma io non ci posso credere. E non sono magnetiche, sono viti di troiato. Di troiato di Wojtyla, che è un composto chimico speciale con cui fanno le viti amagnetiche. Il troiato di Wojtyla. Ok, ora qua abbiamo altre due vitine di troiato di Wojtyla. Allora già è tanto che non ho perso le viti e già ne vedo una che sta andando a perdersi, non si capisce per quale motivo, ma una vite che io avevo messo qui dentro già è uscita per i cazzi suoi. Ora devo rimettere questo che è che va messo così, in posizione in modo che accende e spegne. Con la vitina dorata, che sicuramente non è magnetica, infatti è di ottone de merda e già stava volando tutto in terra. Porco d***o. Rimontato. E ora per finire devo mettere questo. Con il suo cazzino qua c'è un'attacca apposita e con la sua vite con un troiame voitilesco incredibile, che ci vorrebbe un attrezzo veramente da. Ora io non so se questo è messo al contrario o meno, vediamo se c'è qualche foto. Ma col cazzo proprio, ma col cazzo. Fammi vedere sta foto. Eh sì, sembrerebbe così, quindi l'ho messa giusta. E questa va avvitata pensando intensamente a Wojtyla. Pensando intensamente, fortemente a Wojtyla, si riesce ad avvitare questo pezzo. Ora qui dentro io gli rimetto il condensatore mancante e chiudo. Chiudo perché? Perché questa radio se ne va direttamente a fare in culo senza nemmeno passare lontanamente per il via. Ed ecco la rimontata. È un peccato, ma no, non è qualcosa che riesco a fare senza urlare bestemmie in quantità. Quindi, cara la mia radio, te ne torni qui. Io ci rimetto queste due batterie del cazzo, chiudo, metto questo e guarda, ti regalo l'auricolare, cara radio, te lo regalo perché ne ho altri. E questo mi pare che sia il suo che io avevo tirato fuori per provare. Quindi ora se riesco a non spaccare la confezione, urlando contro il Signore, io rimetto l'auricolare qua dentro ed ecco che la radio adesso è completa. Seppur non funzionante, ma è completa. Qualcosa mi dice che finisce su eBay ed è veramente un peccato. Invece questo sì che mi va di ripararlo. Immagino che questo già funzioni, ma è un interessante magnetofono Castelli con la possibilità di usare nastri al cromo, ma guardate che strano, Remco c'è scritto qua, quindi sembrerebbe un Remco West Europe, Remco marca Bo, antenna abbastanza completo, una. Sistema abbastanza fancy, 220-110, quindi anche americano forse. Spinotto stronzo in dotazione. Io lo accendo immediatamente. Guardate che spina particolare. Spina passante per un'altra spina. Guardate che cosa fantastica. Questo
Poi hanno messo un interruttore qui, non so perché, ma ne prendo atto. Io lo accendo così com'è e vediamo cosa succede. Niente. Corrente alternata, corrente continua, scritto con un'etichetta. E qua abbiamo tape FM. Aha. Come succede questo? Quando funziona. Questa cosa funziona. Stringerti. Sì, funziona un po' così. Però Bob. Mi domando dove sia il volume. Sì, hanno fatto loro la maturità, evidentemente. Esatto. Come qua, coglione che sono. Ok, provvediamo immediatamente. Così si cagano sotto la notte prima. Esatto. Degli esami. Ai caproni. Che bello quando si parla di cagare in radio. Caprone. Gesù. Ed ecco, questo ha funzionato immediatamente. Detergente contatti. Buongiorno a tutti, l'autorità 95 presenti, mi stanno arrivando veramente tantissimi. Silvia, la nuova milanese, eccomi qua, 66, medico veterinario. Tono fantastico. Cioè, un saluto a tutti qua. Ricordiamoci che sono dentro una cazzo di caverna, quindi proviamo le onde medie, che sì che posso provarle. Onde medie col mio trasmettitore e la musica del gioco Fallout 76, direi perfetto. Fantastico. E a questo punto proviamo anche le inutili onde lunghe. Chissà che non c'è. Non c'è un cazzo di niente. Ok, ho spento, ho staccato, funziona, questa radio funziona, è completa all'antenna. C'è solo una serie di falsi contatti qua che adesso addressiamo, se riusciamo a smontare questa radio. E io vedo tre viti, vedo anche un vano batterie, vuoto con un cazzo di plastica che non so che cosa vuol dire, ma c'è questo cazzo di plastica dentro. Vabbè. Questo si richiude così. Smontiamo. Vediamo se qua compare Remco 188. Niente, niente. Che cazzo è allora? Remco 188. Vaffanculo. Niente. Quindi Remco 188 un cazzo. Vabbè, ma noi ce ne sbattiamo. Wow. Questa radio è bellissima, solo che ha avuto delle riparazioni, perché io vedo un transistor sostituito a Katzen con scritto BD142, vedo condensatori volanti messi qua. Questa radio è stata sistemata, aggiustata e forse anche modificata. Vedo un diodo aggiunto qui con la colla. Wow, molto interessante, devo dire. Vedo piedinature segnate. Questa cosa è fantastica, ma io pulisci contatti e robe, perché io qua vedo contatti, ma soprattutto vedo contatti qua. Masturbazione dei contatti, presto!
veramente una radio carina. Mi piace l'altoparlante gigantesco, mi piacciono questi condensatori della ITT recenti. Questa è stata recappata. Non mi piace questo troione qua. Senti, la radio funziona, io non la tocco, la lascio così com'è. È stata sistemata da qualcuno, per cui io la do così, per vincente. Qui c'è anche una presa antenna esterna. Io la richiudo. E chi si è visto, perché questa radio, siccome questa radio funziona, non va riparata se funziona. Non si aggiustano le cose che funzionano. L'unica cosa che forse non funziona è, chi lo sa, il registratore? Ma ora riproviamo. Vediamo se la pulizia di contatti... Ok. Funziona più un cazzo. Certo, perché questa ciabatta di merda non fa contatto. Funziona. Oggi siamo anche alla vigilia di un'altra celebrazione. Radio 3 c'è. A questo punto registratore un po' sozzo che non pulirò. Ora io ho qua delle cassette che mi ha mandato mio cugino e chissà, ma si sente qualcosa però. Chissà se è la testina da pulire. Proviamoci brutalmente, con un panno sporco. Provo dei dubbi. Comunque, le cinghie funzionano. Ok, noi dobbiamo assolutamente fare funzionare questo registratore. Quindi riapriamo. Non so cosa sto facendo, ma lo sto facendo. E non so neanche perché. Eppure lo faccio. Come vedete smonto delle viti. Io non comprendo. Porco questo filo, porco d***o! È un cancro. Oddio, oddio, distanziatori di plastica, oddio! Ah, ok, meccanica totalmente inceppata. Oddio, 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 ma chi me l'ha fatto fare? Lo potevo bruciare sto coso, no? Guarda dove cazzo hanno messo le viti. Magnetofono Castelli dei miei coglioni. Niente, non esce. Certo, c'è un'altra vite nascosta qua sotto. Dio, ma chi me l'ha fatto fare? Dio. Vite che non esce. Perché è lunga 300 metri. Una vite di 300 metri hanno messo. Porco d***o. Ma guarda questi figli di puttana che cazzo hanno fatto. Figli di puttana, figli di puttana, loro e le loro fascette del cazzo. Non avendo le fascette hanno usato un pezzo di filo. Vaffanculo! Ora si staccherà un filo, io lo so. Devo fotografare tutto. Che troiaio. Infatti ecco che già un filo qua si è staccato. Figli di puttana. Che troiata che hanno fatto. Guardate che troiata di... Vaffanculo al video! Qua, questo è proprio bloccato. Ecco, forse l'ho sbloccato. Qui è sbloccato. Questo sembra a posto.
il filo staccato glielo posso riattaccare con lo sputo e il catarro. Questo lo lascio così, non c'è nessun motivo per ficcargliela. Dio che odio. Arr! Tanto non sarà cambiato un cazzo. Porco d***o. Ok, ora questo coso scorre finalmente. Porco d***o. Porco d***o. Spariamo la punta a 400 gradi. Ok, questo dimesso. 25 microfarad, 25 volt. Vaffanculo, seppure smontato il saldatore. Ma vaffanculo, d***o. Siamo passati alle armi pesanti. 25 microfarad, 25 volt. Questo se ne va a fanculo. E ha già strappato la pista questa merda della Ducati di merda. No, non è Ducati, questo è un... boh, una cagata. Marelli. Magneti Marelli, ma vai a cacare. Positivo qua. Pallazza di stagno schifosa e in vereconda. E condensatore qua. Io cambio anche questo da 16 perché mi fa cacare i coglioni. Questo se ne sta così. Qui non isolo, me ne fotto. E va bene così. 1016, questi sono così. Quello è cos'ha. Io me ne sbatto di tutto il resto, sostanzialmente me ne sto sbattendo. Il cazzo, non che le palle. Ora il grosso problema sarà rimettere le viti. Cominciamo con questa troia di vite di merda. Cacciavite non magnetico. Perché Gesù mi metti alla prova? Gesù, perché mi metti alla prova in continuazione? Che gusto ci provi? Lo sai come va a finire? Lo sai che poi bestemmio? Quindi che cosa mi metti a fare alla prova? Gesù. Rinuncia. Qua c'è una vite lunga 360 metri che va a schiacciare logicamente un filo, perché il filo va prima tirato via dal cazzo e poi va messa la vite. Va tirato via dal cazzo con odio. Ci sono tre viti nascoste, una è qua e abbiamo già un filo che si sta staccando bene così. Ed eccoci entrati nella famosa fase in cui tocchi una cosa, se ne spacca un'altra. E quindi noi non dovevamo aprirlo questo cazzo, il registratore di merda. Non dovevamo, perché adesso si staccheranno pian piano tutti i fili. Ora ne sto saldando uno, vedrete che se ne romperà un altro. Perché? Perché lui ci mette alla prova, ci fa bestemmiare. E poi sono costretto a odiare selvaggiamente questo c***o. Mettiamo ste porche di viti. È questa che implica il puttanesimo. E anche questa l'ho messa, ma guarda. Ora, qua c'è un distanziatore del cazzo. E ovviamente i distanziatori sono scomparsi. Completamente scomparsi. Spariti. Spariti dalla circolazione. Ah, eccoli qua. Porco d***o. Ora io mi chiedo, ma perché mettere un distanziatore volante in un circuito che sta sotto? Mano all'attack, immediatamente, tonnellate di attack. Bloccare in eterno questi cazzo di distanziatori. Ma come si può fare una cagata del genere? Io non lo so. Ora questo coso mi finirà dentro nel circuito e io lo perderò per sempre. L'ho messo e ora la vite e vaffanculo. Due distanziatori a chi non te lo dice magari. Altro distanziatore, goccina piccola di acqua, messo anche lui e vite. Tiè. Vai a fare in culo, magnetofono Castelli. Ora manca sicuramente una vite che non ricordo dove andava messa. Richiudo questo merdoso attack. Tiè. Strano che non si sia ancora staccato il filo dell'antenna. Sto aspettando per questo. Sto aspettando che si stacchi. Non basta una vite qua, ce ne vuole un'altra vicinissima, e completamente inutile. A volte chi progetta queste radio fa delle cose infime, insulse. Trova delle soluzioni tecniche totalmente insulse, putrefacenti, delle soluzioni putrefacenti. La radio è richiusa. Qua c'è una copertura metallica di massa che era attaccata qua e che noi adesso riattacchiamo. Deve stare distanziata, ovviamente non si attacca perché si dimostra un vile. Ok, l'abbiamo riattaccata alla faccia di quel vile di e ora al volo rimetto questo così. Ho detto rimetto questo così. No,
ho detto, rimetto questo così, lo collego, spina che non fa contatto e non si accende più. Ah, certo che non si accende, perché c'è bastardo, manca questo. Va bene. Vaffanculo. Perfetto. Ok, vediamo adesso il recitatore. E qua forward, devo dire. Stop e eject. Vediamo un po'. Niente. Niente cassetta. Attenzione, forse masturbando. Vediamo se questa masturbazia. Ma neanche per il cazzo. Niente. Niente da fare. Va bene, rinuncio. E sono due riparazioni non andate a buon fine. Sconfitta, socialismo lui. Ma come posso ripetere più e più volte, il cazzo è facile a frangersi. E quando il cazzo si frange, non bisogna perdere del tempo. Ciò è controproducente. Quando si controproduce bisogna assolutamente rinunciare. Poiché questo magnetofono Castelli viene dalla spazzatura, probabilmente in quanto oggetto inutile, seppur discreto, tornerà nella spazzatura oppure finirà su eBay. È probabile che lo metterò su eBay a un prezzo modico. E quindi sì, finirà su eBay. Come la la 1R81, anche questa finirà su eBay. Guasti semifunzionanti, ma lo scopo è fare spazio, signori, fare spazio. Grazie e arrivederci.